Ciao piccini cosmici e benvenuti nuovamente in questo canale in cui parlo di magia ai tempi della filosofia. Eccoci qua. Allora, di che cosa vi voglio parlare in questo video? Vi voglio parlare della luna. Ne ho parlato sicuramente in altri casi, dico sicuramente anche perché dimentico ciò di cui ho parlato, però insomma... Ne ho parlato, certamente, ma in questo caso più che parlare della luna, un pochettino sì, della luna che voi avete nei vostri segni, mi soffermerò un po' di più, diciamo, cerco di tendere verso l'atmosfera che si crea quando c'è una certa luna. Ora, bisogna dire che ci sono dei pianeti come Saturno, come Giove, addirittura Nettuno, Plutone, che determinano dei periodi veramente molto lunghi, cioè sono legati a dei periodi veramente lunghi, lunghissimi, e quindi creano un'atmosfera, un clima veramente gigantesco da un punto di vista temporale. Mentre la Luna è qualcosa di molto veloce, effimero, caduco. La Luna sta lì in un segno per 2 giorni e mezzo, così, e poi se ne va via, però ha molta importanza. Quando si dice, uno è un lunatico, ci sono dei segni un po' lunatici, come il Cancro, in particolare dal punto di vista tecnico, oppure i Pesci, molto legati alla Luna, oppure tutti noi possiamo essere lunatici, legati effettivamente alla Luna, perché la Luna, cosa significa? È veloce e quindi crea sempre atmosfere diverse, quindi siamo legati alla Luna e quindi siamo tutti un po' lunatici, no? Anche a causa della Luna, o comunque relazionati alla Luna dal punto di vista astrologico. La Luna. Oggi la Luna è in Scorpione e parto da qui, perché questa è la cosa che, diciamo, mi colpisce, mi piace, è il punto di partenza di questo discorso. La Luna in Scorpione io personalmente la trovo molto interessante, trovo molto interessante quando la Luna si trova nei segni d'acqua. Ora, ultimamente cerco anche di fare un discorso che riguarda un po' gli elementi, poi riprenderò un argomento che ho lasciato un po' in sospeso, l'argomento dell'elemento nell'elemento, che poi è un parlare alla fine di tutti gli elementi, o di tutti i segni, anzi, di tutti i segni in una casa che ha un suo elemento. Quindi diciamo che ultimamente sono un po' all'insegna dell'elemento, aria, fuoco, terra, acqua, quindi questo. Ora, in questo momento la Luna si trova in Scorpione. Segno d'acqua. La Luna è Scorpione, segno d'acqua. Allora, l'acqua è l'elemento dell'enigma, del mistero, dell'inconscio, del mondo profondo, della magia, dell'immaginazione, della fantasia, delle sensazioni, quante cose. E lo Scorpione, è particolarmente così, è il segno veramente del mistero. Ora, la Luna, adesso che sta transitando in Scorpione, crea un certo tipo di atmosfera che è fugace, però la possiamo cogliere. È importante cogliere ogni ora è oro, è fondamentale, è importantissima. Quindi cogliamo queste sensazioni. La Luna in Scorpione ci dà una sensibilità, perché la Luna è sensibilità, è percezione, che riguarda i nostri sensi, quindi la vista, l'udito, l'olfatto, il gusto, il tatto, i nostri sensi, ma anche qualcosa di più volendo, insomma i sensi in generale, che ci portano appunto a percepire qualche cosa. Ora, cos'è che ci faccia percepire questa Luna in Scorpione? Ci faccia percepire ciò che sta dietro la facciata. Lo Scorpione è il segno che non si accontenta delle facciate, assolutamente no, la facciata è una finzione, voglio vedere cosa c'è dietro il muro, dietro la facciata di quell'individuo che si espone così, ma che cosa nasconderà dietro i suoi occhiali scuri o dietro la mascherina, oppure insomma dietro il suo modo di fare e dietro le sue parole. La Luna in Scorpione crea una sensibilità che ci porta a voler vedere cosa c'è dietro. Quindi in questo momento siamo tutti un po' così. D'altra parte, anche la situazione così mondiale, globale, anche quello che sta succedendo, ieri ne parlavo con
ho fatto questo video con Siwa in cui parlavamo di Trump, anche quello che è successo proprio al Campidoglio, adesso tutti ne stanno parlando, tutti siamo così relazionati a questa situazione, insomma tutti noi siamo curiosi e poi certamente siamo anche travolti e avvinti, rapiti da tutto quello che sta succedendo nel mondo, giustamente, naturalmente ognuno con le sue idee, naturalmente. Ora, tutte queste cose ci portano ad interrogarci e la Luna in Scorpione guarda dietro e vuole vedere cosa c'è dietro la facciata, chissà cosa c'è dietro, no? Dietro a Trump, dietro a Joe Biden, dietro al governo degli Stati Uniti, cosa si nasconde dietro a tutto questo. La Luna in Scorpione porta sicuramente a un'investigazione. Lo Scorpione è il segno del detective, dello Sherlock Holmes, del Poirot della situazione, del Miss Marple, no? Un altro personaggio di Agatha Christie che è sempre un'investigatrice eccezionale. Quindi la Luna in Scorpione mette in rilievo questo aspetto investigativo da detective, voglio sapere cosa si nasconde dietro la facciata, è finta, voglio sapere la verità. Ora, lo Scorpione ha un'ambivalenza, nel senso che da una parte ciò che mette in rilievo lo Scorpione e anche la Luna in Scorpione è il fatto di vedere delle cose che generalmente non ti passano neanche per l'anticamera del cervello, cioè questioni che sono sfuggenti per la maggior parte delle persone, cioè in generale, tenendo conto degli altri segni, non c'è questa interrogazione di ciò che si nasconde, mentre lo Scorpione vuole sapere proprio ciò che si nasconde e tante volte coglie questioni profonde, nascoste, che brillano nella profondità e che solo lo Scorpione sa effettivamente cogliere. C'è sempre il pericolo, tutti i segni hanno una loro ambivalenza, di perdersi, adesso pensiamo alla Luna in particolare, certamente, con la propria sensibilità così nei meandri, nei labirinti del pensiero, dell'inconscio, e immaginare anche cose che non esistono. C'è anche questo problema, lo Scorpione è fatto così. Lo Scorpione ha una grande capacità di cogliere verità a cui gli altri non riescono ad attingere, gli altri non riescono a raggiungere le verità che segnala lo Scorpione. Però lo Scorpione ha anche sempre il rischio, perché tutti i segni sono ambivalenti, di perdersi anche nell'immaginazione, nei labirinti di un castello stregato, no? Corridoi, oppure in un labirinto tipo Shining. Quindi c'è sempre questo pericolo, diciamo, dell'immaginazione, perché è legato a un segno d'acqua, molto potente. Lo Scorpione è un segno d'acqua. E quindi la Luna in Scorpione può portare anche a delle idee che possono essere anche deliranti. Delirare vuol dire uscire dal cammino così tracciato, quello più lineare, quello più lucido, quello più chiaro. Può portare effettivamente la Luna in Scorpione anche a dei fanatismi o a delle visioni esagerate. Ma è una doppiezza. Da una parte, ripeto, lo Scorpione sa cogliere molto bene, intuire ciò che si nasconde dietro la facciata, dall'altra parte, esagerando nel voler vedere cosa c'è dietro la facciata, alla fine si perde. C'è questa ambivalenza, però al di là di tutto questo, questa atmosfera scorpionica, Luna in Scorpione, ci porta tutti quanti ad essere più sicuramente introspettivi, a guardarci dentro, a vedere cos'è la magia, cos'è anche il mondo occulto. Questi argomenti come l'astrologia possono interessare molto di più e ci può interessare molto di più ciò che noi siamo, ripeto, nelle profondità. Lo Scorpione, la Luna in Scorpione, il transito della Luna in Scorpione è molto interessante, certamente poi si relaziona al Cancro, ai Pesci, c'è un trigono, no? Fra lo Scorpione e il Cancro, sono tutti segni d'acqua, no? Dove la Luna poi ha una sua posizione ben precisa, diciamo sta nella sua casa, no? Nei Pesci nella sua esaltazione e nel Cancro nel suo domicilio. Quindi è una Luna molto forte questa che abbiamo adesso, che, ripeto, ci porta a guardare a ciò che, qual è l'intrigo, qual è l'enigma, qual è il mistero, voler vedere cosa c'è dietro, si cerca di decifrare ciò che è nascosto.
Questo è tipico della luna in Scorpione, che comunque è una luna che a me personalmente piace tantissimo, la trovo affascinante. La luna è il femminile, è l'infanzia, è l'origine, è la donna, è la mamma, è qualcosa che effettivamente riguarda tutto quello che è femminile e quindi si relaziona molto bene al segno d'acqua che pure in sé è femminile, quindi nello Scorpione ci sta benissimo. Ecco, questa è la situazione attuale. Parto un po' da qui, da questo punto, e questo va assolutamente sottolineato. Poi, se vogliamo sempre pensare ai segni d'acqua, la Luna in Pesci, beh, è esaltata, ecco lì ha una posizione fortissima. Ora, avere la Luna in Pesci, o diciamo meglio, quando, perché qui è più un parlare dei transiti, sta transitando la Luna nei Pesci, beh, ti si apre un mondo veramente immenso, scenari immensi, immaginazione grandissima, misticismo, fantasia, hai delle ispirazioni straordinarie, artistiche, che possono essere anche scientifiche, perché no? Sì, tante volte la scienza parte quasi sempre da ispirazioni, prima di tutto, che sono poetiche o che non hanno tanto a che vedere con la scienza così come la concepiamo normalmente. Einstein, che era dei Pesci, prima di tutto ha avuto in quel di Berna, nell'ufficio brevetti di Berna, dove lavorava, qui in Svizzera dove abito io, ha avuto delle visioni, ha capito delle cose, ma intuitivamente, e poi le ha trasformate in matematica. Lui dei Pesci, quindi la sensazione, c'è una sensazione prima di tutto, una percezione. Questo è tipico della Luna in Pesci. Quando c'è la Luna in Pesci ti si aprono veramente delle dimensioni enormi. È il momento della magia, è il momento del paranormale, dell'extrasensoriale. Beh, è straordinaria la Luna in Pesci, ti porta veramente lontanissimo, in un oltre fuori da ogni schema, anche dalle miserie della nostra vita quotidiana, dalla povertà della nostra vita quotidiana. La Luna in Cancro. Allora, tante volte io dico, parlando dei segni, anzi meglio degli elementi, sì, dei segni e degli elementi, allora dico che il segno del Cancro è come uno stagno. Mi ricordo un mio amico, amico che poi abbiamo un po' litigato, però mi dispiace, spero di riuscire a ritrovare, diciamo, il legame con lui, comunque, che un altro astrologo, che diceva: ma lui è molto, diciamo, tende sempre un po' all'oscurità, perché lui ha questa tendenza a interpretare tutto in modo oscuro. Dice: lo Scorpione è il segno, comunque, della morte, certamente, e poi è il segno così un po' della tomba, eccetera, eccetera, no? Ha tutto questo significato. Allora, addirittura io gli ho detto: il segno, se pensiamo all'acqua, lo Scorpione è lo stagno, come metafora, no? Come relazione, come analogia, come espressione, come indicazione per spiegare cos'è da un punto di vista visivo. E lui diceva: sì, ma è anche una fogna. Questo è molto brutto, no? Però vabbè, lui aveva questa visione, io che non condivido, no? Mi sembra, certamente, volendo portare le cose all'estremo, radicalizzando la questione in senso, diciamo così, se vogliamo, negativo, oscuro, si può anche dire così, perché no? Io, diciamo, parlo di stagno, lo stagno con le sue ninfee, con le sue rane, lo stagno ha anche un suo fascino, assolutamente, no? Certamente ha qualcosa di oscuro, lo stagno, no? Uno pensate a certi film, oppure anche alla realtà, no? Vi inoltrate in un bosco, a un certo punto trovate uno stagno che sta fra alberi, oscuro, insomma, fa anche una certa paura, questo è vero. Però lo stagno ha un suo fascino, assolutamente un suo fascino, con le sue ninfee, il fiore di loto, eccetera. Mentre se pensiamo ai pesci, certamente dobbiamo sempre pensare al mare, all'oceano, all'acqua tutta, a distese d'acqua molto più grandi, distese d'acqua enormi, oceaniche. Mentre il Cancro è il segno del lago che è raccolto, un po' come una vasca da bagno, è qualcosa di più così che ti consola, no? ti coccola in un certo senso. Il lago è fatto così. Ora, se pensiamo effettivamente alla Luna in Cancro, lì abbiamo, cosa succede? Allora, io trovo che siano veramente delle belle lune. La Luna in Scorpione, certamente, anche se non è nel suo domicilio. Vedete, lo Scorpione non ha domicilio, la Luna non è domiciliata qui, non è anche niente, no? Però, diciamo, risente dell'acqua, dell'elemento acqua.
La luna in pesci è esaltata, quindi la sensibilità è enorme. Le sensazioni che si hanno sono straordinarie, incredibili, inaudite tante volte. La luna in cancro, la luna è nel suo domicilio, doppio, perché ci sono, sono due segni che hanno un doppio domicilio, leone, dove c'è il sole doppio, domiciliato doppiamente, il cancro, dove la luna è domiciliata doppiamente. Ora, la luna in cancro porta una sensibilità certamente fortissima, c'è poesia, c'è tenerezza nel cancro, c'è percezione veramente sottile, ma di tutto, no? Si sente, si assorbe come una spugna tutto quello che ti attorna. Naturalmente qui ritorna l'esempio sempre tipico, ma che vale sempre la pena ricordarlo, quello di Proust, che ha scritto La Recherche, alla ricerca del tempo perduto, lui che del cancro si perde, cioè si perde, non si perde, ritorna nel passato e basa tutta la sua ricerca, i suoi 7 volumi maestosi, cattedrale della letteratura francese, ma non solo, mondiale, veramente uno delle opere letterarie più straordinarie di tutti i tempi. Allora, lì lui cos'è che cerca? Il suo passato, no? Il passato non è mai è perduto, ma anche recuperabile, no? Nella sua mentalità. C'è sempre, non può essere perduto. E c'è anche l'aspetto del passato. Ora, quando c'è la luna in cancro, ci sono sensazioni dolci, no? Allora, lì, diciamo, anche in generale, tutti ci approcciamo agli altri in un modo amoroso, tenero, sentimentale. D'altra parte il cancro legato a Venere, Venere esaltata, quindi i sentimenti sfavillano, i sentimenti vengono messi in rilievo, sottolineati. È una luna che a me personalmente piace tantissimo, beh, anche perché io ho la luna in cancro, però insomma, al di là della mia personale predilezione, rimane il fatto che quando la luna si trova nei segni d'acqua, le sensazioni si fanno dense, profonde, importanti, siamo tutti più introspettivi e anche più disponibili nei confronti della psicologia altrui, e questa è una cosa straordinaria. Quindi anche adesso con la luna in Scorpione, che è vero, bisogna anche aggiungere, lo Scorpione è un segno reattivo, a volte graffiante, polemico, provocatorio, e quindi naturalmente questa luna può portare anche a aggressività, naturalmente, cioè se c'è qualcosa che disturba, si può reagire facilmente scattando, no? Come tipico dello Scorpione, no? Che sta lì fermo, ma tac, improvvisamente ti può pungere, tirare fuori la sua coda e avvelenarti. Certo, questa è la sfumatura dello Scorpione, quindi la sensibilità è legata anche alla suscettibilità e poi subito a una provocazione o comunque a un attacco. Questo può anche esserci, adesso tenendo conto della luna in Scorpione. Ora, questi sono un po' i segni d'acqua e sono le atmosfere che ci sono quando la luna transita nei segni d'acqua. Prendiamo in considerazione un elemento diverso. Quale possiamo prendere in considerazione? Prendiamo in considerazione il fuoco. Sono 4, più di tanto, sono 4. 4, come i 4 Vangeli, come i 4 venti, i 4 punti cardinali. Giustamente. Allora, prendiamo in considerazione il segno di fuoco. Allora, se c'è un'atmosfera con la luna in Scorpio in Ariete, c'è la luna che transita in Ariete. Ora, le sensazioni sono certamente legate al fuoco, all'energia. Quindi, allora, la sensibilità non è forte, non si può dire questo, cioè non c'è tanta sensibilità profonda, non c'è introspezione. Allora, la sensibilità arietina è molto a fior di pelle, sento le cose a fior di pelle. Allora, naturalmente se voi avete la luna in Scorpione potreste riconoscervi in questo tipo di luna, nel senso che voi reagite, sentite, forse in un modo non particolarmente così profondo, ma sentite le cose molto così, proprio le sentite addosso, nel corpo proprio, e reagite impulsivamente a dipendenza di input che vi arrivano dall'esterno. Ma questo è un discorso, ma più che altro adesso io sto cercando di spiegare quali sono le atmosfere. Quando la luna transita in Ariete, quello che succede è che tutti quanti abbiamo tendenzialmente delle reazioni così impulsive, no? Se non tanto razionali. L'Ariete non è un segno particolarmente pianificatore, razionale, che sta tanto lì a guardare il pelo nell'uovo, reagisce con la pancia. Quindi quando c'è la luna in Ariete si reagisce tutti in un modo esplosivo, a volte certamente anche
orgoglioso, fiero. Fiero è una bella parola, orgoglioso forse un po' meno, a volte anche legato all'aggressività, l'ariete è aggressivo, quindi si può reagire a causa di input che arrivano, messaggi che arrivano dall'esterno, anche in un modo aggressivo, quindi c'è una risposta aggressiva all'ambiente esterno determinata dalla sensibilità che circola, no? Che c'è nell'aria, ma naturalmente questo poi ognuno di voi è fatto a modo suo, quindi ci sono persone che non risentono tanto di questo, come di tutte le altre cose che sto spiegando, però come atmosfera è quella generale, generica. L'ariete. Poi prendiamo il leone, la luna, beh, mette in rilievo diciamo, la propria maestà, l'individuo, l'io. Ma questo riguarda anche l'ariete. L'io è fondamentale, l'io è esaltato, però sapete, l'ariete è fatto di su e giù, quindi l'ariete perché è aggressivo? Anche perché ha bisogno di imporsi per sottolineare la propria potenza, ma in realtà perché è insicuro. Diciamoci la verità, psicologicamente, poi oggi abbiamo un'atmosfera scorpionica, se andiamo a vedere psicologicamente la questione, l'ariete tende ad essere insicuro, l'aggressività portata all'estremo, o quando c'è, forte, è anche un segno spesso e volentieri di insicurezza. Naturalmente l'aggressività a volte è necessaria, tutti noi dobbiamo essere anche aggressivi in certi momenti, ma è una forma di difesa e anche di porre o di manifestare, esprimere le proprie idee, ma certamente c'è questo sfondo di insicurezza. Il leone non è insicuro. Il leone, a differenza, è solare come l'ariete, ma sta tranquillo sul suo trono, immutabile, è diciamo indiscutibile. Il re chi lo ammazza, no? Nessuno può dire niente al re, a parte quando c'è stata la rivoluzione francese, vabbè, lì a quel punto lì il leone è stato depotestato. E anche in questo momento di atmosfera acquariana possiamo pensare a queste cose, però rimane il fatto che il leone, quando c'è una luna e il leone, diciamo che c'è, allora, sicuramente generosità, cioè trasparenza, onestà, c'è un'energia molto interessante dove ognuno di noi ha voglia di esprimere qualcosa e di trasmettere calore all'altro. Diciamo, il rischio, il pericolo della luna che transita il leone è sempre quello che ognuno di noi tende ad accendersi facilmente, no? Allora, in modo diverso dallo scorpione, perché anche lo scorpione adesso, no? Con la luna e scorpione tutti ci possiamo arrabbiare per questioni di ragionamento, no? Uno dice, ah, no, perché nello scorpione c'è Mercurio esaltato, quindi ci si arrabbia per questioni di, non so se dire di principio, forse non è questo, ma è una questione di analisi che fruga nell'oscurità e nel mistero, e questo è il discorso di prima, chiuso. Ritornando al leone, diciamo, il leone forse è più una questione di principio. Io sono io, non voglio essere me giudicato. Quindi il leone, quando c'è l'atmosfera, la luna crea un'atmosfera, ripeto. Quando c'è la luna e il leone, si crea un'atmosfera dove tutti tendono ad essere un po' orgogliosi, no? Anche un po' tracotanti o presuntuosi. C'è questo fatto, no? Questo viene sottolineato dalla luna quando si trova in leone. Quindi l'io, l'ego, viene messo in rilievo. Questo riguarda un po' tutti. Tenete conto della luna, no? Pensate alla luna piena nelle notti, non so, estive, quando inargenta il mare o inargenta un lago, uno specchio d'acqua. La luna è molto forte, crea veramente un'atmosfera. È un'atmosfera. Quindi è questo di ciò che sto tentando di spiegarvi, la luna in leone. La luna in sagittario, la luna in sagittario porta a delle sensazioni, naturalmente come sono tipiche del sagittario, legate all'avventura, legate alla saggezza da una parte, all'aspetto selvaggio, come tante volte dico, sagittario è saggio e selvaggio, ha questi due aspetti. Ora, certo, il sagittario è anche candido, c'è un candore nel sagittario. Naturalmente è sempre discutibile perché bisogna vedere esattamente se il Sagittario è così candido. Il Sagittario è molto intelligente, ha delle grandi conoscenze spesso, ha delle idee molto chiare su tante cose, ha una visione panoramica potente perché è un cavallo, un centauro che corre, quindi vede le praterie, vede le distese enormi e dall'altra parte ha questa saggezza e dall'altra parte essendo selvaggio e quindi muovendosi anche non è poi così affidabile, no? È molto mobile, non è mai quieto, non è mai domo, che va benissimo, naturalmente. Ora, quindi tutto questo diciamo, si esprime quando c'è la luna in Sagittario, un po' per tutti quanti tendiamo ad essere così,
aver voglia di, cioè c'è un grande desiderio di movimento, di spostamento geografico, mentale e anche, perché no, bisogna aggiungere, so se dire in negativo, ma di imporre delle proprie idee, perché il Sagittario, ricordiamocelo, è il segno della verità. Il Sagittario ha delle verità, spesso le propone agli altri, e spesso è convincente, suadente, le verità che propone sono persuasive, e quando abbiamo la Luna in Sagittario, tutti quanti siamo più convinti che ciò che pensiamo sia la verità. Così poi sul discorso sulla verità è complesso, no? Se pensiamo a Nietzsche, no? Che le verità, insomma, insomma non esistono fatti, solo interpretazioni, dobbiamo tenere conto di questo sfondo che è estremamente importante. Naturalmente le verità che noi abbiamo sono sempre doxa, no? Sono sempre opinioni, cosa sia la verità assoluta, solo Dio lo sa. Comunque rimane il fatto che cerchiamo di, naturalmente di cercare di capire qualcosa, no? Tutti quanti, io come voi, tutti quanti, qualcosa. Il pericolo, diciamo, è sempre quello di esagerare, diventare dei fanatici di qualcosa. È importante avere, dal mio punto di vista, una verità. Io penso così e anche sostenerla, anche a spada tratta, e, anche col coltello fra i denti, e avere dei pensieri forti è importante. Però bisogna sempre pensare che quello che uno dice, cioè non deve farsi ipnotizzare da ciò che uno dice, incatenare ciò che io dico è anche discutibile, forse non è vero. Ora, il Sagittario non pensa così, quello che pensa è vero, quindi quando c'è quel tipo di atmosfera lunare legata al Sagittario, tutti quanti tendiamo a pensare che quello che pensiamo, scusate la ripetizione, sia assolutamente vero. Però si aprono anche degli orizzonti fantastici di avventura, di ispirazione, voglia di creare, di muoversi. Questo è molto bello, il Sagittario è un segno molto bello e la Luna quando è Sagittario porta a questa dinamicità. Questo è un po' il mondo del fuoco, dell'energia, dell'esplosione, della vitalità, certamente dell'ego, perché l'Ariete e il Leone sono tutte e due egocentrici, parola che non deve fare paura, vuol dire centrare, cioè nel senso che uno dice sono egocentrico, dici che sono egocentrico, mi stai insultando? No, vuol dire che sei concentrato sul tuo, o siamo concentrati sul nostro ego, diverso dall'egoismo. Egoismo è un'altra cosa, no? Un'altra questione. Invece l'egocentrismo è io sono centrato sul mio ego. Quelli più egocentrici nello zodiaco sono Leone e l'Ariete, evidentemente io vengo prima di tutto. Sagittario è un segno di fuoco meno, però è meno egocentrico, è un segno di fuoco, è maschile, però anche qualcosa di femminile, molto legato a Madre Terra, X, che rappresenta anche il pianeta vivente, Gaia, Gea, il pianeta che respira, nonostante sia un pianeta che sta là fuori da qualche parte, ma questo pianeta là fuori, diciamo, si ripercuote, si riflette proprio sul nostro pianeta, quello che abbiamo sotto i piedi, e diventa X. Questo è un discorso. La Luna, l'atmosfera. Ora, abbiamo parlato, ho parlato della Luna nei segni d'acqua, partendo dallo Scorpione, che è la Luna di oggi. Ho parlato dei segni di fuoco, l'aria. Ora, l'aria, beh, è volo, è spostamento, movimento, cambiamento costante, certamente anche insicurezza, instabilità. Certo, l'aria è instabile, il segno d'aria è instabile. Allora, se la Luna, ci sono i gemelli, la bilancia e l'acquario, Luna e gemelli. Beh, i gemelli, tante volte ho parlato dei gemelli come ape, che vola di fiore in fiore, che bottina, prende il nettare e poi per andare nell'Arnia a metterci, insomma, a portare questo nettare per poi fare il miele. Comunque effettivamente il segno dei gemelli è proprio il segno del movimento, del volo, dell'ape, di Hermes, Hermes Mercurio, che non sta mai fermo, no? Con i suoi calzari alati e il suo petaso, no? Il cappello da viaggiatore, pure quella luce. L'ape lo rappresenta molto bene perché l'ape sta poco su un fiore, non riesce a stare ferma. Quindi quando c'è la Luna in gemelli la nostra sensibilità si acuisce nei confronti di conoscenze di ogni genere, che possono essere anche profonde, che possono riguardare questioni assolutamente anche importanti da un punto di vista culturale, ma anche ci siamo distratti o da sciocchezze, o comunque siamo catturati dalle sciocchezze che sono anche necessarie in questa vita, no? Anche il gossip, anche delle conoscenze che non divertenti, non è che tutto deve essere sempre serio. I gemelli amano la serietà, ma amano molto anche le cose divertenti, amano sempre divertirsi. In realtà nei gemelli c'è sempre questo connubio di, da una parte, di serietà
e di divertimento, no? Sono serie ma si stanno divertendo, e quando si divertono in realtà sono sempre serie, quindi c'è questa ambivalenza. Ora, quando c'è la luna in Gemelli c'è questa atmosfera, c'è un bisogno di conoscenza, di prendere informazioni da ogni dove, e questo naturalmente, tenendo conto di come viviamo noi, tenendo la rete, internet qui dove siamo, questo naturalmente è assolutamente un privilegio, no? Ci permette, cioè la luna in Gemelli ci permette effettivamente di attingere da tutte queste fonti internettiane. Noi viviamo in un mondo d'aria, certamente acquariano, tante volte si dice l'era dell'acquario, ma siamo anche nell'era dei Gemelli, del movimento, siamo nella società liquida, nello spostamento costante, volendo anche della bilancia, certamente, assolutamente, quindi delle immagini, proprio viviamo, potremmo dire di più, posso aggiungere questo, non viviamo solo nell'epoca dell'acquario, adesso, con tutto quello che si potrebbe dire dell'epoca dell'acquario, adesso siamo anche nell'anno dell'acquario, viviamo nell'epoca, nell'era dell'aria, dal punto di vista dell'elemento, quindi Gemelli, tante conoscenze sparpagliate, a volte anche pasticciate, nel senso che i Gemelli vogliono sapere tutto, ma si disperdono anche. Acquario, con tutte le sue possibilità, anche tecniche, che apre tantissime porte. La bilancia con le belle superfici, viviamo nel mondo di belle superfici, no? Facebook, soprattutto Instagram, immagini tutti belli, photoshoppati, tutti fighi, eccetera, eccetera. E così. Viviamo in un mondo molto d'aria. Comunque, quando c'è la luna in Gemelli, c'è questo tipo di atmosfera. Quando c'è la luna in bilancia, allora, beh, la bilancia è un segno molto equilibrato, che guarda alla bellezza, che guarda alla ragione, e la ragione deve essere qualcosa di bello e la bellezza deve essere qualcosa di ragionevole. Questo è quello a cui tiene tantissimo la bilancia. Bilancia è un segno di equilibrio, di armonia. Quando c'è la luna in bilancia si è abbastanza pacifici, Teniamo conto del fatto che, come atmosfera, quindi torno al discorso dell'atmosfera, anche se faccio delle incursioni su quello che è il segno, ma teniamo conto della bilancia, il sole è caduto, quindi non si dà tanta importanza al proprio ego, al proprio io, no? Si dà importanza soprattutto all'altro. La luna, questa sensibilità, si rivolge all'alterità, all'altro, a te che sei diverso da me, ma io ti voglio dare spazio, voglio capirti, comprenderti. La bilancia mette in rilievo questo. È un'atmosfera bella, anche molto artistica. La bilancia è legata all'arte, alla bellezza in generale, all'arte e alla bellezza a tutti i livelli possibili, dalle cose più semplici, dagli oggetti che si hanno in casa, soprammobili, fino all'arte intesa come, non so, pittura, costruzioni manuali di ogni genere, cinema, teatro, tutto quanto, ballo, tutto quello che è spettacolo e bellezza, no? Per la bilancia la bellezza è fondamentale a tutti i livelli, anche la bellezza del cervello, certo, la bellezza del ragionamento, Saturno esaltato, quindi anche un bel discorso, una bella scrittura, una bella lezione magistrale di un filosofo, di un antropologo, di un biologo, di uno scienziato, la bilancia è tirata da tutto questo, quindi quando c'è questa atmosfera, questa luna, bilancia, siamo tutti portati di più verso la bellezza, la raffinatezza, l'eleganza, che è tipica della bilancia. Quando c'è la luna in acquario, che poi è il segno, cioè, principe, re, o insomma, principale di questo periodo, allora la sensibilità va in tante direzioni diverse. Certamente. C'è il desiderio di sapere un po' tutto e, allora, come tante volte spiego dell'acquario, l'acquario ha tante braccia, ha tante mani, ha tante possibilità, apre tante porte. L'acquario è molto mobile, è un segno bizzarro, è stravagante, è sempre anticonformista, è sempre controcorrente, non vuole cose mobili, ferme, stabili, troppo pesanti. L'acquario è un segno d'aria, quindi vola, esatto, contrario del leone che è lì fermo, immobile, il re sul suo trono. L'acquario è invece l'esatto contrario, no? Si muove, no? Vuole stare nel popolo, no? Non sul trono, no? Dentro il palazzo, dentro il castello, al centro del regno, della fiaba, no, vuole stare in mezzo alla gente, vicino all'artigiano, al pescivendolo, stare vicino al mare, guardare cosa fanno le persone, il mercato, discutere con le persone, insomma stare in mezzo all'umanità. Quindi c'è un grande interesse per tutti e per tutto, per la gente, certamente per l'umanità varia, per tutte le espressioni dell'umanità. E poi quando c'è la luna in acquario, certamente si sviluppano delle idee assolutamente anche legate agli ideali. Teniamo conto che l'acquario è il segno di Nettuno esaltato, e Nettuno rappresenta la metamorfosi, il cambiamento, la trasformazione, quindi c'è un bisogno di trasformarsi,
di evolvere, cambiare, andare verso nuovi orizzonti che a volte naturalmente sono imprecisi, non sono chiarissimi. Ci si può sempre chiedere se l'evoluzione, il progresso sia positivo o negativo, qui naturalmente dipende, però c'è un bisogno di evoluzione, lasciarsi alle spalle il passato. E poi Nettuno rappresenta anche la sensibilità ad alto livello, rappresenta appunto l'ispirazione, la sensibilità elevata, rappresenta anche il genio in tanti casi. Quindi si hanno delle idee tante volte straordinarie quando la Luna transita in acquario, bizzarre, che lì per lì del presente, così la gente insomma, in generale si può dire, beh, quell'idea lì è troppo strana. Naturalmente qui parlo anche un po' di chi ha la Luna in acquario, però in generale quando c'è quell'atmosfera si possono avere delle idee che all'inizio possono essere osteggiate, perché si dice sì, vabbè, ma che cos'è sta idea? Perché l'acquario è sempre avanti, guarda sempre nel futuro e quindi anticipa i tempi. E quando la Luna in acquario anticipa i tempi, se tu cogli l'energia, perché si tratta di cogliere l'energia, l'atmosfera, riesci ad avere delle idee straordinarie che riguardano il futuro, quindi ad aprire delle nuove porte. Questa è un po' l'atmosfera effettivamente acquariana. Quindi l'atmosfera dei gemelli, l'atmosfera del bilancio, l'atmosfera acquariana. Ora pensiamo alla Luna. Allora, ho parlato della Luna in acqua, ho parlato della Luna in fuoco, la Luna in acqua, certo, scusate, perso un po' il filo. Sì, l'acqua, l'aria, il fuoco, ok? L'ultima è stata il fuoco, scusate, l'aria, e adesso è arrivato il momento di parlare della Luna come atmosfera nella Terra, il quarto elemento. Quindi Toro, Vergine e Capricorno. Ora, questa certamente è la Luna un po' più, diciamo, mortificata, tecnicamente parlando, cioè in quanto sensibilità, origine, infanzia, eccetera, insomma, la terra, segno di terra, è concreto, oggettivo, non sta lì tanto a guardare la sensibilità, no? Se pensiamo alla Vergine, nella Vergine addirittura la Luna è caduta, se pensiamo ai pesci è esaltata, nella Vergine è caduta, oppure nel Capricorno esiliata, nel Toro non è né caduta né esiliata, però effettivamente è segno di terra e guarda alle cose concrete, quindi dice sì, la sensibilità, ma non perdiamoci nella sensibilità, non distraiamoci anche a causa della sensibilità, ma guardiamo la realtà per quello che è, diciamo oggettivamente, per quanto sia possibile, tende ad essere così. Tuttavia sì, si può dire che è una Luna pastosa, molto, molto relazionata alle cose reali. Se pensiamo alla Luna in Toro, Toro comunque è il segno della natura, tante volte io dico proprio, pensate proprio alla natura, no? Ai fiori, ai campi, ai fioriti, qui siamo in primavera, sotto segno dell'Ariete. Quindi quando c'è la Luna in Toro, è una Luna in realtà, devo dire, molto bella anche, no? Dove si sente la vita, no? Perché il Toro è il segno del frutteto, del vigneto, anche della foresta, dei fiori. Fiori di bosco, dei frutti di bosco, dell'aia con il cane che abbaia, e della gallina, dell'oca, degli animali da cortile, della fattoria, dell'orto, e quindi c'è questo, è della mensa imbandita, no? A mezzogiorno, alla sera, insomma, con tutti i consanguinei, no? I propri cari, no? Che stanno insieme a te, mangiano insieme a te. Questa è l'atmosfera, no? Come immagine, così un po' pittoresca, così un po' così oleografica in un certo senso, no? E anche con gli amici, insomma, questo stare tutti insieme e questa situazione, questa sensazione di benessere, no? Quindi la Luna quando è in Toro porta benessere, porta una sensazione di una concretezza benefica. Le sensazioni sono molto legate certamente al segno del Toro, che è un segno sensuale. I sensi sono fondamentali per il Toro, la vista, l'olfatto, gusto, la gola, Giove, G come gola, quindi tutto è gola in un certo senso nel Toro, no? Anche la vista, no? Cioè gola è intesa come abbracciare, quindi la sensibilità si insinua, si introduce all'interno di tutto questo, quindi tutto è un sentire molto bene ciò che i sensi ti trasmettono, quindi si gode della realtà. È una Luna certamente molto rilassante, molto bella,
che è relazionata alla concretezza, che comunque funziona molto bene. Per quel che riguarda la Vergine, beh, la Vergine è caduta. Ora, non vuol dire che non funziona. La Vergine è molto, guarda i dettagli, guarda, è analitica, guarda allo schema. Quindi la Luna nella Vergine, quando c'è questo tipo di atmosfera, certamente, naturalmente potete sempre pensarlo legato al vostro segno, questo è chiaro, però il discorso, ripeto, che sto facendo è più legato all'atmosfera. Cosa succede? Che c'è la Luna in Vergine e si guarda molto ai dettagli, alle cose oggettivi. Cioè, certamente c'è un'atmosfera un po' fredda, no, non si può nascondere questo, cioè non è calda, no? Come una Luna in Cancro, figuriamo, ma neanche come una Luna in Toro, che è molto più pastosa, abbracciante. La Vergine, insomma, l'atmosfera virginea, sì, vabbè, ma le cose stanno così, sono oggettive, guardiamo in faccia la realtà, le cose sono concrete, non facciamoci distrarre troppo da sogni, così. Evaporazioni del cervello, non facciamo voli pindarici. Ora, la Vergine è fatta così in sé come segno perché è un segno oggettivo che deve essere concreto, razionale, diciamo più che razionale, analitico, per motivi anche legati alla stagione, come in certi momenti ho spiegato, e quindi non si deve far distrarre dalla sensibilità, che può essere una distrazione. Come atmosfera effettivamente ha qualcosa di un po', insomma, di questo genere, no? La Luna non è fortissima, anzi è il punto più debole, no? La sensibilità si riduce a minimi termini, serve, diciamo, è in funzione delle cose pratiche. Sì, mi concentro, ma con il microscopio, no? Cioè, se l'atmosfera, cioè quella di un laboratorio dove uno col microscopio sta cercando di come risolvere la questione del virus, allora va benissimo, no? L'atmosfera Luna in Vergine, certo, si diventa tutti più così, diciamo, disincantati, no? Con la Luna in Vergine. E con la Luna in Capricorno, beh, c'è qualcosa di simile, certo, perché la Luna in Capricorno è nel suo esilio, quindi c'è qualcosa del genere. Però diciamo che, a differenza della Vergine, cioè non è che ci sia una differenza enorme, però naturalmente ha le sue differenze, il Capricorno guarda molto al lavoro, alla riuscita, alla concretezza. Il Capricorno è un segno molto stabile, molto forte, che sa il fatto suo, che non pensa tanto, vabbè, io voglio essere oggettivo o non oggettivo. Il Capricorno bada a quello che bisogna raggiungere, ma a tutti i livelli. Tante volte io parlo del Capricorno in questo senso, ma non vuol dire che il Capricorno non si interessi dell'amore, dei sentimenti, delle relazioni, dell'amicizia, ma il Capricorno guarda tutto. Il Capricorno è una grande macchina capace di comunque di affrontare e abbracciare qualunque situazione della vita, no? Anche a livello sociale, emotivo, matrimoniale, ha una grandissima personalità il Capricorno. Quindi la sensibilità del Capricorno guarda soprattutto a come risolvere i problemi. Quando c'è certamente c'è la Luna in Capricorno come atmosfera, qui si ritorna al discorso, effettivamente il principale del discorso di questo che sto dicendo adesso, dell'atmosfera, non è un'atmosfera idilliaca, bucolica o particolarmente sentimentale. Siamo poi nel mondo esattamente contrario del Cancro. Se la Luna è Cancro, c'è poesia, tenerezza, dolcezza, c'è abbandono, c'è quanto ci amiamo. Il Capricorno no, insomma, c'è un'atmosfera Capricorno, ok, vabbè, sì, va bene tutto, però insomma rimaniamo lucidi. Diciamo che la Luna, la sensibilità c'è in qualche modo, perché dopo tutto fa parte pur sempre della struttura del Capricorno, è nel suo esilio certamente, ma è nascosta, è qualcosa di privato, di interiore, e comunque lavora per raggiungere dei risultati. C'è un'atmosfera che di sensibilità per le cose reali, molto reali, realissime, no? Più reali possibile per come le possiamo concepire, anche più della Vergine, e guardare in faccia le cose e cercare di risolvere problemi di ogni genere. La sensibilità si pone, diciamo così, come serva, in un certo senso serve per risolvere problemi di ogni genere, lavorativi, professionali, emotivi, familiari, di ogni genere. Certamente è un'atmosfera un po' dura, naturalmente, no? Naturalmente non è che ci si lascia andare così all'argento della Luna, così sul lago. Io penso a certe estati, qui dove abito io, Lago Maggiore, una Luna gigante che si riflette sul lago e tutto argentato. Bene, finisco qui questo video, sperando di aver spiegato avervi detto qualcosa di utile a proposito della Luna come atmosfera e anche dintorni. Vi saluto, la prossima volta, ciao, e siate molto felici. Ciao ciao!